Speriamo di non avere il rossetto sui denti, comunque iniziamo questo video. Mi allontano, altrimenti ogni volta sembro decapitata. Va bene, 1, 2, 3, sigla e poi inizio a salutarvi. Come sono scontata. Ciao ragazze, bentornate in un nuovo video. Oggi vi parlo di due collaborazioni. La prima sono felicissima di parlarvene perché finalmente mi hanno rinnovato un'altra volta la collaborazione con Beatrice, una rivenditrice di Amazon, della Dudu Cool, che ogni volta ricevo delle cose sempre pazzesche e lo sapete, io ve le consiglio tutte. Vi faccio vedere subito cosa ho ricevuto da Beatrice, quindi da Dudu Cool. Questa busta enorme con cose elettroniche tutte buone e utili. Iniziamo subito dal primo. Ogni oggetto è ovviamente confezionato a regola d'arte. Vi faccio vedere. Vi sto parlando di un cavetto iPod iPhone per iPod, iPhone e iPad. Ovviamente l'ho provato nel mio iPad. Vedrete ovviamente tutto tra le immagini che vi faccio scorrere i video che funziona ed è così. E allora, vi devo dire che è scomodo per certi utilizzi, ma comodo per altri utilizzi. Avendo un filo abbastanza lungo, il nostro iPad, iPhone o iPod tende a scivolare, a cadere, quindi a rompersi facilmente. Invece, un filo così corto è utile perché, uno, non si rompe, a meno che proprio non prendendo un pezzo di forbice, e due, rischiate di non fare scivolare l'iPod, l'iPad e iPhone. Passiamo avanti. Poi un altro pacchettino. Vedrete ovviamente tutto sempre nel video, man mano che io parlo lo sapete. Sempre della Dudu Cool, vi faccio vedere il marchio. Io ve la consiglio questa marca perché ha dei prodotti veramente buoni. Confezionato benissimo, devo dire. E voilà, vi sto parlando di un caricatore. Qua ovviamente troviamo il libretto delle istruzioni. Un caricatore doppio per la macchina, quindi si attacca nell'accendisigari della macchina. Vedete? Ha due porte USB per caricare due dispositivi, quindi se avete un tablet, un telefono oppure due telefoni in macchina, quello che volete caricare lo potete caricare qui benissimo. Lo inserite nell'accendisigari della macchina e poi attaccate tramite USB il vostro telefonino e in teoria si carica, ma funziona, ve lo faccio vedere benissimo. Passiamo avanti, terzo e ultimo prodotto in questa busta che sembra la borsa di Mary Poppins, ogni volta entra sempre una qualunque cosa, tutto geniale. Vi sto parlando di questo caricatore per batterie del telefonino, per i telefonini wireless. Lo faccio vedere, confezionato. Anche qua dentro troviamo le istruzioni. Si apre così, confezionato benissimo, che l'ho provato col telefonino e funziona. Vi devo dire che questo funziona solo per chi ha un Samsung Galaxy Note 5, S6 Edge, S6, S7, S7 Edge, S7, S7 Edge. E niente, abbiamo questo e poi abbiamo ovviamente il libretto delle istruzioni più il nostro cavetto USB. Come funziona? Attacchiamo il cavetto USB in questa fessura che troviamo a fine del caricatore e poi lo colleghiamo al caricabatterie del telefonino. Poggiamo il telefonino sopra. In modalità QI, il telefono si carica in automatico. Ovviamente tutti questi prodotti promossi a pieni voti. Quindi grazie Beatrice, io ti ringrazio per questo rinnovo della collaborazione. Spero se ti va di poter contare sempre su di me per qualunque review, perché io ci sono sempre. Quindi ringrazio ancora Beatrice e lo shop di Amazon Dudu Cool. Vi lascio tutto nell'info box, quindi se vi va potete fare un salto alle cose che avete visto o anche più cose che magari non avete visto nei miei video perché è uno shop davvero 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 grande, ha un sacco di cose elettroniche e tutte utilissime. La seconda collaborazione invece l'ho avuta con Mavis Diary, vi lascio anche il suo Amazon shop nell'info box. Questo rivenditore tratta di cover iPhone, Samsung, qualunque altro tipo di telefono, però ho sbagliato perché come al solito sono stata un po' distratta, non sapevo che la Samsung avesse fatto un altro telefono uguale al mio, però dell'anno più moderno, cioè quello di ora 2016. Pensavo che fosse 2016 il modello della cover, non il telefonino. Quindi ho avuto la cover a causa mia sbagliata. Si presenta così, intanto il pacco arriva così, confezionato all'interno con la Pluriball. Poi troviamo ancora un'altra busta con la Pluriball per difendere comunque la cover. Sotto questa Pluriball troviamo un'altra pellicola e la cover. All'interno c'era una
una specie di polistirolo comunque per proteggere, per imbottirla un po', e una pellicola che abbiamo tolto per provarla nel Samsung che avevamo a casa. Però ci siamo resi conto che il modello è sbagliato perché appunto non ho fatto caso a quello che c'era scritto sopra. Pensavo che il 2016 fosse la cover moderna che si usasse. Comunque la cover si presenta molto bene, di questo colore veramente bello. Questo funziona da touchscreen, funge da touchscreen, quindi basta inserire il telefono all'interno e tenerlo chiuso. Non c'è bisogno comunque che noi andiamo ad aprire il coperchio per messaggiare, rispondere, insomma, questo è un touchscreen vero e proprio. È veramente molto bella questa cover, quindi per chi ha il Samsung moderno del 2016, non dico il modello perché sennò mi segnalano il copyright, non lo so, non voglio sbagliare, trovate tutto comunque nell'info box. È davvero una bella cover, quindi vi consiglio per chi ama le cover, sia per iPhone, Samsung, Huawei, come si chiamano quegli altri tipi di telefoni che non mi vengono in mente. Trovate tutto da questo rivenditore. Io ringrazio il rivenditore e spero di poter avere ancora una volta la possibilità di poter collaborare con lui, stavolta scegliere il modello della cover giusta. E niente, scusate il look, sono un po' in versione casalinga perché c'è troppo caldo. Mi vedete vestita un po' diversa perché ho girato il video in un altro giorno rispetto al primo, in modo che non perdo troppo tempo e faccio tutte le review in un unico video. Quindi vi mando un grosso bacio. Ma al prossimo video, grazie ai rivenditori di Amazon. Ciao!